L'antica arte del ricamo arriva dal Settecento fino ai nostri giorni e c'è qualcuno che sta cercando di recuperarla, tramandare questa tradizione e magari, perché no, offrire anche una possibilità di lavoro alle giovani generazioni. Siamo collegati in diretta Skype con il centro storico di Ceglie. Buon pomeriggio e bentrovate alle nostre Buon maestre pomeriggio. dell'arte del ricamo. Buon pomeriggio. Allora, Buonasera. le vediamo all'opera già, ma vi voglio introdurre le ospiti di questa seconda parte attraverso l'articolo che abbiamo pubblicato sul nostro sito telebari.it. Lo ha scritto la nostra Alessia Palmisano, in cui ha deciso di raccontarci che a Ceglie c'è un gruppo di appassionate, ecco qui, chiacchiericcio e tombolo. A Ceglie nasce una scuola per ricamatrici. Dall'arte, l'arte del Esatto, cucito via. dal Settecento viene tramandata adesso e anche in fase di recupero. Ci spiegheranno magari questi termini tecnici appena ci colleghiamo con loro, ma sono le maestre che animano appunto questa associazione che si chiama, eccole qui, le vediamo collegate, magari ci raccontano loro dove ci troviamo e che cosa state facendo. Allora, ci troviamo a Ceglie Messapica, Brindisi, provincia di Brindisi. Siamo in un laboratorio. Siamo quattro donne che abbiamo con l'hobby dell'artigianato. Io ricamo e chiacchierino. Poi c'è la signora che fa il pizzo Cantù sul tombolo, la sartoria, Lina, Bianca, la maglieria e l'uncinetto. Poi ci sta l'assessora al turismo, Ceglie Messapica. Teniamo pure l'assessore qua nel laboratorio. Voi in questo Siamo quattro. laboratorio avete deciso, insomma, è una bellissima, bellissima sede nel centro storico, avete deciso anche di avviare in qualche modo una piccola scuola, cioè volete fare lezioni, per chi vuole Sì. imparare queste antiche arti. Lei ha citato anche un paio di paroline che magari dopo andremo a spiegare, però, la nostra Alessia Palmisano appunto ha scoperto questa bellissima iniziativa che state facendo. Sì. Stiamo recuperando, si vedono la maglieria, il chiacchierino, la signora che fa il punto giorno, lei è una maestra di maglieria, di uncinetto e ferri, poi la sartoria, poi c'è la Lei non signora si che vede. fa Magari sì, vi circoge potete con tanto avvicinare. delle ragazzine. Stiamo in piedi perché il locale è un po' piccolo. Noi facciamo laboratorio a scaglione, un giorno la fa la sarta, un giorno la pagliaia, un giorno la ricamatrice, così siamo un po' più larghi. Oggi ci siamo riuniti un pochino tutti per dare la possibilità a loro di vederci. Intanto ci spieghi un po', si avvicini così la vediamo un pochettino meglio. Ci spieghi un po' queste parole, questi termini che abbiamo messo, inserito nel nostro articolo che lei ha anche citato. Magari non tutti sanno che cos'è un tombolo o un chiacchierino. Io, per esempio, non, ahimè, non lo sapevo, l'ho scoperto grazie a voi. Allora, il chiacchierino e ne parlo, ti faccio vedere gli strumenti. Il chiacchierino si lavora con questa navetta piccolissima e si realizzano questi pizzi. Si lavora con le mani. Poi c'è la signora del tombolo che gli spiega lei il tombolo che cos'è. Dunque, il tombolo altro non è che un cuscino rivestito di crine. E quello che si lavora sul tombolo è il merletto a tombolo. Per lavorare il tombolo, o meglio dire il merletto, occorre anche il cavalletto per appoggiare il cuscino e restare saldo e fermo. Occorrono i fuselli che quelli che io personalmente uso e che ci hanno insegnato così sono fatti di legno massello perché devono tenere tirato e ben teso il filo. In commercio ci sono dei fuselli fatti anche in plastica che io sconsiglio chi dovesse per la prima volta cimentarsi con questa attività. E poi non serve il filo e il disegno. Il disegno si mette in gioco la fantasia della maestra, dell'artista, si possono realizzare inserti, quadri, fiori, insomma si può fare un po' di tutto. È un'arte antica. E come ha detto prima la maestra Rosa, noi vogliamo trasmettere a quelli più giovani
queste attività, altrimenti vanno proprio nel dimenticatoio e noi non lo vogliamo. Adesso gli spiega la maestra dell'uncinetto dei ferri. Sì. Eccoci, la vediamo. Allora, bellissimo. Ecco, questo è un lavoro realizzato ai ferri col cotone. E abbiamo pensato, ecco, di mettere così su un vecchio ombrello, sullo schema di un vecchio ombrello, un centro che era un centro tavola molto grande, una tovaglia si può dire. E insieme a questo però anche ci sono anche i lavori ai ferri più alla portata, diciamo, ecco, di un po' di tutti. Sono i primi lavori che si cominciano a realizzare con i ferri e infatti abbiamo due signore che stanno già, uno ha fatto il maglione, adesso sta facendo un vestito per se stessa, e poi i cappellini, scialle e sciarpe con i cappellini di lana. Ecco, si vedo che avete allestito un set per mostrarci appunto i vostri lavori. Ecco. Questi sono anche lavori fatti con l'uncinetto. Inamidato diventa un cestino, un porta oggetti, insomma, cose un po' alla portata di tutti. Si comincia con piccole cose e poi andiamo avanti. Poi c'è. Buonasera, io sono la Sarta, sto lavorando in questo periodo di vita dove abbiamo bisogno di riutilizzare, andare nei nostri armadi e cercare cosa sta per trasformarlo. In questo momento, stasera, ho tagliato un fondo di una pelliccia di un visone e sto realizzando un cappellino. È una cosa bella fatta con le mani proprie e poi lo vedi rivissuto di nuovo. Sono contenta di fare parte di questa associazione, mi fa piacere che sono le ragazze, le signore carissime che vogliono imparare qualcosa, ciò che abbiamo noi nel cuore, vogliamo tramandare agli altri. Siamo veramente felici di fare questo progetto, speriamo che c'è tanta gente che vuole partecipare e stare con noi. Una buona serata, grazie. Volevo fare una domanda, adesso mi avete detto che c'è anche l'assessore con voi, so che avete realizzato anche una mostra durante il periodo di Natale, vi ringrazio appunto per questo collegamento e per questo bel set che avete allestito. Volevo chiedere questo, ovviamente questa, noi nella nostra trasmissione ci occupiamo anche di opportunità di lavoro, io credo che il recupero di questi antichi mestieri, di queste antiche arti possa offrire anche delle possibilità, no? Perché comunque c'è tanto voglia di un artigianato di qualità, quindi mi chiedevo proprio questo, magari potrebbe essere anche un'opportunità per Celje valorizzare questo lavoro? È sicuramente un'opportunità, buonasera a tutti innanzitutto, perché grazie alla bravura di queste signore che sono veramente delle maghe, riescono a realizzare con il lavoro delle mani, con il loro ingegno tutto questo che possiamo vedere qui stasera e tanto altro. Questa opportunità però non la tengono conservata per loro, ma la stanno tramandando agli altri. Questo tramandare agli altri, alle altre signore, alle nuove generazioni, può essere sicuramente una buona opportunità per il nostro territorio, perché non è un territorio ricco, ma un territorio povero, che si basa soprattutto solo sull'artigianato, sulla gastronomia, in questo caso il recupero dell'artigianato, delle cose che venivano conservate nelle case, mettendole insieme, si moltiplica quindi la bontà di questo lavoro, e grazie veramente al loro interesse, alla loro disponibilità è nato questo laboratorio, un laboratorio che il Comune ha messo a disposizione proprio perché il Comune deve sostenere quelle che sono le attività che possono promuovere il territorio. Ormai questo l'ha confermato pure l'assessore al turismo che è venuto a visitarci nel mese di novembre dalla Regione Puglia, l'assessore Lopane. L'artigianato è uno delle cose fondamentali su cui puntare. Noi stiamo cercando di farlo nel nostro piccolo da parte dell'amministrazione, ma con il grande impegno di queste signore che veramente si sta moltiplicando di giorno in giorno.
E tra l'altro Celle ormai è uno dei comuni comunque molto attrattivi anche da un punto di vista turistico, tanto apprezzato soprattutto nel periodo estivo, però speriamo anche non solo. Non abbiamo molto tempo a disposizione, abbiamo mostrato però la vostra pagina Facebook che è attiva e voi vi siete attivate anche per fare questo collegamento con noi. Se qualcuno dovesse essere incuriosito, come può contattarvi? Eventualmente pensate anche magari a qualche corso online per chi è fuori, chi arriva da fuori Celle e magari non può raggiungervi? Per il momento ancora non ci siamo organizzati per questo. Penso che comunque l'anno prossimo qualcosa partirà, ecco. Non vediamo più chi parla, quindi magari se chi sta parlando si avvicina un po' alla camera, ecco qua. Dicevo, online per il momento non è possibile, ci organizzeremo comunque. Allo stato attuale noi stiamo facendo dei corsi, corsi di cucito, appunto di uncinetto, di ferri e corso di oggettistica. Questi per esempio sono dei lavori che hanno realizzato delle ragazzine di seconda media appunto in questi mesi, oltre a tutti i lavori già presentati in altre occasioni e lavori natalizi. Per cui per quest'anno faremo oggettistica con le ragazze. L'anno prossimo probabilmente inizieremo qualche corso online, vedremo, ci organizzeremo. Ecco. Visto il collegamento l'abbiamo provato, funziona, quindi potreste anche farlo. Vediamo, mi volete mostrare immagino altri oggetti? Sì, abbiamo coinvolto anche un falegname di Celle, conosciutissimo perché ha fatto dei lavori artistici a tutto il paese, compreso il portone della chiesa di San Lorenzo. Ecco, lui ha portato così vicino a noi questi oggetti, un po' alla portata di tutti, diciamo, ecco. Questi sono fatti tutti in legno. Sì, sì, li vediamo, li stiamo vedendo. Poi anche con materiale molto povero, ecco, le bottiglie riciclandole si può fare anche un bel portafiori, riempire le nostre case con, ecco, non si butta via niente, diciamo, cerchiamo di riciclare un po' tutto. E allora siamo in chiusura, io sì, devo salutare e ringraziare, non so se mi vedono ancora, le nostre ricamatrici di Celle, grazie mille per questo collegamento, grazie, buon lavoro. Grazie. 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 E voi invece restate con noi perché tra pochissimo, a proposito di opportunità per le giovani generazioni, parliamo ancora di servizio civile universale con oltre 4.000 possibilità di fare questa esperienza soltanto in Puglia. A tra poco.